Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura notizie di economia, buone per fortuna. Nel 2015 ancora una forte crescita nelle esportazioni della produzione manifatturiera alessandrina. Lo comunica la Camera di Commercio che sottolinea come i mercati dove vendiamo di più sono Svizzera, Francia e Germania. Tra i paesi europei, appunto Francia e Germania, assorbono più di un quarto delle esportazioni. Poi tra i primi in classifica anche Regno Unito, Polonia e Austria, seguite comunque da Belgio, Romania e Portogallo. Ma sentiamo altro in questo servizio. Una buona, anzi ottima notizia per l'economia alessandrina arriva dalla Camera di Commercio di Alessandria. Nel 2015 l'export è stato in forte crescita. Il saldo della bilancia commerciale è assolutamente positivo. Il risultato è di più 2,2 miliardi di euro. L'export nel totale fa 5,6 miliardi di euro, un più 7,4 rispetto al 2014. Nel 2015 il valore delle esportazioni alessandrine praticamente ha concretizzato questa fortissima crescita rispetto al 2014 e soprattutto per quanto riguarda le gioiellerie e le pietre preziose, che sono il primo componente dell'export manifatturiero. Registra un valore di 1,2 miliardi di euro, quasi un quarto dell'export manifatturiero, è in crescita in pratica del 12,5% rispetto al 2014, 137 milioni di euro di esportazione in più. La nostra provincia esporta per il 99% prodotti delle attività manifatturiere e principalmente, come dicevamo, gioiellerie e pietre preziose, prodotti chimici di base, articoli in materia plastica, metalli di base preziosi, e queste voci contribuiscono al 53% dell'export manifatturiero. La Svizzera, la Francia e la Germania restano i principali mercati. Insieme, infatti, accolgono il 49% dell'export della provincia di Alessandria. Il presidente della Camera di Commercio, Giampaolo Coscia, ha commentato una grande performance del nostro export, segno che le nostre aziende hanno il motore ben avviato, nonostante l'ancora relativa debolezza dei consumi interni e guardano oltre confine per necessità ma anche per mentalità, perché lo riconosco dalle conversazioni negli incontri quotidiani, nei convegni. Si fa strada un'impresa italiana perché ha pienamente compreso che l'Europa e il mondo sono mercato tanto quanto il cliente a un chilometro di distanza. Con un dato più 7,4% che supera il già notevole dato piemontese che è più 7%, il dato italiano invece segna il 3,8%, non posso che essere orgoglioso, aggiunge il presidente Coscia, orgoglioso delle nostre imprese, fiero di poter continuare, nonostante la spending review, a guidare l'offerta dei servizi della Camera di Commercio utili all'espansione del business delle aziende alessandrine. E adesso veniamo alla cronaca. Domani forse verrà dato l'incarico al perito legale di eseguire l'autopsia sulla salma di Daniele Bonanno, il 29enne trovato morto nei pressi della sua abitazione situata nella frazione alessandrina di Val Madonna. Gli investigatori non trascurano nessuna pista. Ci racconta tutto Franco Capone. Sarà l'autopsia che probabilmente si terrà domani pomeriggio, al massimo giovedì, a sciogliere il mistero che circonda la morte di Daniele Bonanno, il 29enne precipitato al primo piano della sua abitazione di via Vecchio Molino, alla frazione Val Madonna di Alessandria. L'incarico al perito legale sarà affidato domani mattina dal PM Letizia Aloisio, che segue l'inchiesta. La salma del giovane è stata composta all'obitorio di Alessandria, dove si trova da ieri mattina. Resta da stabilire a che ora è avvenuta la tragedia. Il cadavere è stato trovato alle 6:40 di ieri mattina da alcuni abitanti di via Vecchio Mulino. Addosso, hanno poi detto i primi soccorritori, Daniele aveva solo la giacca del pigiama e i calzini, che fra l'altro sembravano indossati in maniera particolare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, erano arrotolati fino alla punta delle dita dei piedi. L'altezza della finestra dalla quale Daniele sarebbe caduto non è eccessiva, 4 o al massimo 5 metri da terra. Dalla posizione del corpo, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, anche quella che Daniele si sia affacciato alla finestra sporgendosi troppo sul davanzale, perdendo poi l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Non è nemmeno escluso che a causare la morte immediata sia stata, dopo l'impatto con l'asfalto, la frattura dell'osso del collo. Sono tutti particolari che il medico legale dovrà accertare.
Per ora resta il mistero, il ventaglio delle ipotesi senza nulla escludere è aperto a 360 gradi. Ogni situazione viene attentamente vagliata al nucleo investigativo dei Carabinieri di Alessandria, che, nell'attesa di conoscere l'esito dell'autopsia, ha visionato i tabulati telefonici, ha sentito amici e parenti di Bonanno. I familiari hanno escluso subito l'ipotesi del suicidio. Daniele, ha detto il padre, Valerio Bonanno, l'imprenditore alessandrino, era sereno, amava la vita, era felicemente fidanzato e innamorato, quindi è impossibile che abbia deciso di togliersi la vita. Al dolore dei congiunti, della fidanzata e degli amici si unisce anche la disperazione e soprattutto la continua ricerca della verità che ora dopo ora diventa sempre più forte da accettare. Stamane, davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione di Daniele, è stata appoggiata una pianta con tanti fiori ed un messaggio. Era un giovane che amava la vita, la famiglia ed il lavoro. Ancora la cronaca, violento incendio ieri sera nella lavanderia industriale Hotel Service di Rocca Grimalda nell'Ovadese. Le fiamme hanno interessato 2000 metri del capannone. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro tutta la notte e anche questa mattina. Ci racconta tutto Bruno Mattano. Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato questa notte nel maxi capannone di una lavanderia industriale situata in località San Carlo di Rocca Grimalda, lungo la provinciale Ovada Alessandria, distrutta in parte la Hotel Service, che si occupa di lavaggio di biancheria utilizzata negli alberghi e nelle comunità differenti per clientele diffuse sul territorio nazionale. La grossa azienda, che ha anche attività collaterali nel milanese, si è insediata nell'Ovadese da una decina di anni, dove ha sviluppato una grande attività nel settore che abbiamo descritto e appunto nel milanese svolge pure attività di fornitura di servizi e commercializzazione di prodotti che riguardano sempre l'attività alberghiera, dagli asciugamani agli accappatoi. Nell'Ovadese, dove questa notte si è sviluppato il maxi incendio, utilizzava un capannone di grandi dimensioni, precedentemente occupato da una ditta che si occupava di arredamento per giardini. L'incendio si è sviluppato, le cause che lo hanno provocato sono ancora da accertare, nella parte del capannone utilizzato come magazzino e per tale motivo contenente grandi quantitativi di merci già trattate e pronte per essere consegnate ai clienti, mentre grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Ovada e dei colleghi di Alessandria, le fiamme in estensione sono state fermate nel corso della notte, prima che coinvolgessero altri settori della produzione, comprese le maxi lavatrici e asciugatrici. Il fuoco comunque si è sviluppato rapidamente, al punto da far crollare il tetto e parte delle pareti interne ed esterne. Vigili del fuoco e carabinieri di Carpenedo stanno intanto svolgendo indagini per stabilire le cause del disastro. Questa mattina all'interno del capannone, distrutto per almeno la metà della dimensione che sviluppava in senso longitudinale, c'erano ancora focolai attivi. Si preannunciano ingenti danni. Victor Marichia, 29 anni, albanese, pluripregiudicato, colpito da provvedimento di espulsione da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Torino per reati contro il patrimonio e lesioni aggravate, è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile della Questura di Alessandria, che da qualche giorno gli davano la caccia. Il ricercato, alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire per le strade di Alessandria. Poco dopo però gli agenti lo hanno trovato rifugiato in un portone di una sua vecchia conoscenza, dove abitava una sua vecchia conoscenza, lo hanno arrestato. Dopo le operazioni di rito, l'uomo è stato condotto nel carcere di Piazza Don Soria ad Alessandria. Dopo una lite, ha chiuso sul terrazzo, in pieno inverno, il marito, che forse aveva messo gli occhi su un'altra donna. Ora risponderà di sequestro di persona. Ce ne parla Emma Camagna. Lui italiano macio latino, lei ecuadoregna sangue caliente, una coppia di coniugi abitanti in via Kenna d'Acqui. Il 6 gennaio 2013 fra i due scoppiò un litigio. L'uomo forse l'aveva trascurata, forse, ma non si sa con certezza, aveva posato gli occhi su un'altra. Certo è che la donna, Libia Argelina Ramon, 38 anni, si arrabbiò di brutto e all'improvviso, con un gesto deciso, l'afferrò per un braccio trascinandolo sul terrazzino, dove lo lasciò al freddo senza la possibilità di rientrare. Per oltre un'ora il marito rimase fuori implorando il suo perdono. Lei restò impassibile, ma alcuni vicini, accortisi dell'accaduto, avvisarono i vigili urbani che, arrivati, superarono le proteste della moglie furente e aprirono la porta finestra all'interizzito marito.
In seguito l'equadoregna fu denunciata per sequestro di persona e il 10 giugno, assistita dal proprio legale Claudio Lopresti, dovrà presentarsi davanti al GUP e rispondere proprio di questa accusa. È fissata infatti l'udienza preliminare. Nel frattempo i coniugi si sono separati. Adesso andiamo a Novi Ligure. Dopo l'occupazione in aula dei rappresentanti del No al Terzo Valico, il Consiglio Comunale di Novi è tornato a riunirsi per approvare una delibera che pone limiti e condizioni per il passaggio in città della grande opera ferroviaria. Il documento è già stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Piemonte e alla provincia di Alessandria. Ma sentiamo i dettagli da Enrico Maria. Con 10 voti favorevoli e 4 contrari, tra cui quello del consigliere di maggioranza Cascarino, e con l'uscita dall'aula dei 3 esponenti del Movimento 5 Stelle, il Consiglio Comunale di Novi Ligure ha votato la delibera relativa al nuovo progetto del Terzo Valico che vede la cancellazione dello shunt. La giunta Muliere chiede che, nel rispetto della trasparenza che caratterizza le opere pubbliche, le spese per l'opera siano soggette a puntuale controllo e verifica di congruità. Ma è lunga la lista delle prescrizioni che la giunta vuole accolte. Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico delle acque superficiali, si reputa necessaria, attraverso un approfondimento in fase di progettazione, la realizzazione del ricettore nel territorio a confine tra i comuni di Novi e Serravalle di un nuovo canale diversore del Rio Gazzo. Per le acque sotterranee, invece, si ritiene indispensabile un'azione di monitoraggio della situazione in grado di escludere ogni rischio di interferenza sul servizio della cittadinanza di Novi e di Pozzolo. Per quanto riguarda la stazione, invece, la richiesta è la realizzazione del terzo marciapiede e del miglioramento del collegamento ferroviario tra la stazione di Novi e la stazione di Pozzolo, superando il tratto attualmente a binario semplice, per consentire una maggiore efficienza dei collegamenti con la linea storica Novi-Tortona in vista del suo raddoppio. La Giunta ritiene opportuno prendere in esame anche altri sistemi di mitigazione alternativi o complementari alle barriere fonoassorbenti per offrire un clima acustico migliore di quello attuale. La Giunta vuole inoltre che, dove strettamente necessario, le stesse barriere vengano realizzate con soluzioni architettonicamente compatibili con il contesto, sostituendo in corrispondenza con gli affacci delle abitazioni e dei sovrappassi i pannelli opachi con altri trasparenti. E qualora non possano essere installate le barriere fonoassorbenti, l'amministrazione richiede un intervento di isolamento acustico alternativo. La delibera approvata è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Piemonte e alla provincia di Alessandria. E adesso i 3 minuti con Maurizio Silvestri, che è tornato ad occuparsi dell'ospedale di Tortona, raccogliendo le lamentele dei cittadini a causa dei tagli messi in atto nei vari reparti e per i lunghi tempi di attesa per avere delle prestazioni sanitarie. Vediamo Maurizio Silvestri. Allora, oggi questi 3 minuti li dedichiamo qua in studio, però per parlare dell'ospedale di Tortona. Vi ricordate quando abbiamo fatto un'intervista al sindaco e alla gente che era molto arrabbiata perché dice: noi ogni volta che prenotiamo dobbiamo aspettare dei mesi per avere le analisi o per fare la visita? Bene, come promessa abbiamo detto: poi telefoneremo noi e vediamo se quello che la gente dice è vero oppure no, non è così. Ebbene, siamo qua in studio, proviamo a telefonare alle 100 prenotazioni di Tortona e vediamo che cosa ci rispondono, ok? Ricordami, prima vi faccio vedere la piccola scena di questa donna che era proprio arrabbiata, vediamola un po', Allora, abbiamo letto sul, diciamo, su questo articolo che voi avete fatto fare, che ci sono anche tante ore di attesa, tanti giorni di attesa. Molti. Se segna una visita, come minimo 2-3 mesi addirittura. Ecco, la signora aveva una visita dall'otorino? Dall'otorino 8 mesi, a luglio dovevo andare, quindi 3 mesi. Luglio di questo mese? Sì. Partendo da adesso? Partendo da un 20-15 giorni fa, e molto, anche molto arroganti. Poi si parlava anche, diciamo, delle nascite. Allora, l'otorino, pensate, 8 mesi di attesa. Questa donna era veramente nervosa, veramente arrabbiata. Vediamo se quello che lei dice è vero, vediamo subito, Salve Tortona, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi se la disturbo. Senta, io avrei bisogno di un'informazione. Io avrei da prenotare una visita per l'otorino, ma siccome è una cosa un po' urgente, volevo sapere, ho tanto da aspettare, allora vado privatamente, altrimenti c'è libero un posto, mi sa mica dire tra quanto ci sarebbe. No, questo c'è Torino. Vorrebbe chiamare il Cooper, se è una cosa urgente, sono
medico può scrivere l'urgenza? Ah, ecco, glielo dico. Lei 77. L'urgenza di tipo B, ad esempio, viene al sportello e la prenotano diversamente. Ecco, se è urgenza di tipo B, allo sportello lo fanno diversamente. La ringrazio. Allora, abbiamo già capito da questa telefonata che se c'è veramente un'urgenza, il dottore vostro, il vostro medico curante, può scrivere urgente sulla ricetta e forse allora si riesce ad ottenere una prenotazione più veloce. Adesso vediamo, telefoniamo al CUP. Forse ci arriviamo. Sono momentaneamente occupati. Ecco. Resti in linea per non perdere la priorità acquisita. Allora, dopo aver dato 10 informazioni, aver scritto un mucchio di nome, arriva. Stazioni, buongiorno. Avrei bisogno di una visita urgente per l'otorino. Mi sa mica dire quanto tempo può passare per la prima visita? Ma il dottore vi ha fatto la ricetta con l'urgente? Non ancora, perché devo ancora ricevere. Ah, non ho ancora la ricetta, ok. Allora io le dico i tempi normali. La ringrazio, diciamo, perché okay? Almeno così mi regolo se devo andare da privato o cosa. Al dottore è dal 31 maggio in poi, o vada era dal 19 aprile in poi. 19, ma mi hanno detto, scusi, che se dal dottore ci faccio mettere urgente, magari posso avere una prenotazione. Il problema è questo, quando c'è l'urgenza, noi dobbiamo comunque prendere il primo posto disponibile sul territorio entro i 10 giorni. Ho capito. Ecco, allora quindi noi siamo arrivati a questo qua, dal 31 maggio, quindi abbiamo effettivamente 2 mesi di attesa. Abbiamo visto invece che se facciamo mettere un'urgenza dal nostro dottore, non siamo sicuri di andare nell'ospedale che vogliamo noi, ma veniamo mandati in qualche altro ospedale. In 2 mesi non si sa mai cosa può accadere. Con voi ci vediamo ai prossimi 3 minuti. Grazie. E adesso parliamo del Lions Day che ad Alessandria ha visto in festa 18 sodalizi della provincia. Ma sentiamo il resoconto di Alessandra Della Campa. Una giornata tutti insieme ad Alessandria, come nel resto d'Italia, all'insegna della solidarietà e della partecipazione alla vita cittadina. I 18 Lions Club dell'Alessandrino, con i club junior dei Leo, hanno scelto per l'edizione 2016 il capoluogo di provincia per fare festa e hanno giocato al raddoppio, offrendo alla popolazione 1 a 2 giorni di incontri, di partecipazione ad eventi sportivi, di controllo della salute, di riflessione, di concreto aiuto alla comunità. In piazzetta della Lega è stato allestito un vero e proprio villaggio Lions con camper e gazebo, dove si sono potuti effettuare screening gratuiti cardiologici, oftalmici, dentistici, aperti a tutta la cittadinanza. Al centro di un impegno che dura tutto l'anno ci sono i service, che hanno spaziato dal sostegno all'ospedale infantile con la grande raccolta fondi promossa nella settimana dal 9 al 17 aprile, a quella degli occhiali usati, che inviati nei centri Lions per essere puliti e sistemati, ridaranno vista a persone povere in tutti i paesi del mondo. Quello portato avanti da questi membri quotidianamente, in silenzio e senza ostentazione, è amore vero verso la propria città, che si concretizza in gesti di affetto per l'ambiente, come la piantumazione della rotonda di Porta Marengo, donata alla città dai Lions Club Alessandria Marengo in occasione dei 20 anni dalla fondazione, o nei confronti di chi è portatore di una disabilità e necessita di cure e di aiuti concreti, come nel caso della donazione di un cane guida, che ha dato così la possibilità a chi non ha il dono della vista di sostituire il bastone bianco con un vero e proprio amico fidato, che si rivela essere un ottimo mezzo di socializzazione. Tanti, tantissimi gli eventi portati avanti in 365 giorni, in collaborazione con l'Associazione Commercianti o con l'Alessandria Calcio, con le istituzioni o con personale medico, con la consapevolezza che è possibile valorizzare ciò che si ha attorno, come nel caso dei negozi, delle pasticcerie e del centro storico vestito a festa per l'occasione. Il Lions Day è culminato con il concerto conclusivo svoltosi nell'auditorium di Via Parma 1, curato dalle allieve e dagli allievi del Conservatorio di Musica Antonio Vivaldi, che attraverso le loro note hanno trasmesso l'entusiasmo dei soci Lions e la loro determinazione nel soccorrere chi soffre. Sono state inoltre premiate le vetrine più belle ed è stata assegnata a Don Maurilio Guasco l'onorificenza Melvin Jones Fellow per l'opera svolta per la comunità.
Con questa notizia siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con l'informazione. Tra poco però ci sarà la pagina sportiva. Daremo spazio al campionato di Special Basket, competizione riservata agli atleti con disabilità intellettiva, che ha tra i protagonisti anche gli alessandrini del Chissaca Bulls, padroni di casa nella tappa andata in scena nello scorso weekend al Palacima. Tra poco quindi resoconto curato da Gianluca Ardiani e poi come sempre le previsioni del tempo e a chiudere gli appuntamenti con la rubrica delle notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.